prossimo dirigente del Mazzara, Nicola Giacalone. Lei che camera vuole, venite. Vai ragazzi, metti lì. Sono con Viga io, con Viga. Ciao mamma. Ciao. Buonasera, tu sì. Roberto, sei inquadrato, Roberto. Saluta, saluta. In diretta stai, eh. Saluta. Già, qua mentre campava un po', però mentre campava... Oh, che sarei più giornata. Intervista? Intervista? Come si chiama? Non lo so. Qua. Faccio vedere un bel giovane un attimo. Guarda, guarda questo bel giovane, guardalo bene. Bello. Bella. Assieme a quel famigerato di Pierino che ci vogliono le catene, invece di forza. Le catene un po' attaccate. 12 dell'hotel. Come si chiama? Del sorcio? L'hotel. Non ti lascio interviste, vieni no. Fatti ammazzare. Grazie.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Ma che è successo un finimondo?
Marco, che ne stai preparando? Un bel piattone di... Vai, 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 si vuoi comprare si spoglia, ma non cominciamo a entrare. Va, va, dai, va. Che meno bravo, davvero, capo. Dai, 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 io l'ho visto, per il preso un colorito, guarda. Perché non era una madre, perché si è fatta vedere. No, ho preso un colorito. Aspetta, aspetta. Levate un po', Ciglione. Ma registra anche la voce? Ah, fai un'intervista a Pierino. Intervista Sopota, prima della partita a Pierino. Sopota. Dai, che riprendo, dai. Cosa, siamo del giornale Sicilia, cosa ne pensa lei di questa anteprima della partita? Che prima pensa di trovare lei a Conso? Ma pensa di trovare ma pensa di trovare una caldo, bocca grossa e grassa, ma pensa di trovare le caldo freddo in questo senso? No, io per ora sto trovando troppo caldo. Sì. Vorrei un'atmosfera, ripeto, carnevalesca, piena di allegria, e che speriamo che questa allegria duri fino a... Vabbè, da come abbiamo concluso, a te cioppi, a te cioppi. Camera è un ciocco. Vediamo Caniggia, venga qua Caniggia. Un'intervista sulla rete. Vai, intervista. Caniggia, un'intervista a Caniggia. Caniggia. Quattro ore, capelli lunghi, dichiarato la tutoria Mazzaretti. Eccolo qui a Comiso, ultima partita e poi va via a casa. Dopo aver messo incinta Chicca, direi che la situazione si è un pochino complicata. Oh, riprendimi mentre faccio il massaggio, no? Sì, dopo aver messo incinta Chicca, penso che adesso dovrò accudire anche i figlioletti. Non so da dove cominciare perché non ho mai avuto di fuori. Ma io spero che chi se ne faccia poco, sì, quindi possiamo mantenere tranquillamente. Grazie, prego. Il mio qui compagno, uomo trattore, chiamato così che Mazzaretti. L'uomo trattore. Direi sabato sera si doveva andare a ballare e invece sono qui. Sabato di solito... Mi viene la parola, fatti! Un attimino le do la guarda porta. Che ripresa che sto a fare qua! Un attimino che queste sono porta. Riprese da Serie A, ragazzi! Andiamo qui! No! Cioè, se vogliamo inquadrare qui, stai riprendendo! È l'unico stai riprendendo? Sì! A indossare la divisa! Aspetta! Se il camera ne vuole... Perché la trasmissione la aspetta, è l'unico... Vogliamo inquadrare... Vero! Camera, operatore... Il Mazzara, qua, lo stemma del Mazzara, non c'è bisogno che si avvicini, sciolo. Sì, c'è sì, lo zoom. Vada. E come c'è lo zoom che lei è un coglione preciso. Guarda lì così, queste due qua. Uno e due. Insieme? Insieme. No, insieme, uno, poi ti regoli tu se va. Ma sta filmando questo coglione? No. Capisci? Sì. Allora, se vogliamo Chuck, sì. Chuck! Prima abbiamo qui, se vogliamo inquadrare qua lo stemma del Mazzara. L'unico. Eccolo. Allora, l'unica domanda che volevo fare io è questa. Guarda. Sardo, la cuoca sarda, questa cuoca a 30 cose. Ma che cosa è sarda? Sì, sono due belle persone. Ora, ci spiega lei come mai... Sente che sono tutti grassoni. Sei inquadrato di profilo. Ma insomma, diciamo che c'è una certa obesità. Perché c'è un bel mangiare nella Sardegna, no? Quando mi parli mi viene bene. C'è un buon mangiare, quindi
Vedi anche questo ragazzuolo qua. Gasperucci. Vieni qua, un po' di. Facciamolo vedere a Gasperucci in buon diretta via satellite. Gasperucci, il nostro amico Volsva. Volsva. Portacci tua. Che la trasmissione la fa lei? Ma non si vede mica niente. Eccolo qua Giglione, a chi sta telefonando su Giglione? Vogliamo sapere a chi sta telefonando. Auto, sì. Eh no, qua stanno facendo l'intervista. Sì, ma chi è stata la ragazza? Chi è questa qua? Chi è? Come? Sì, ciao. Sì, ciao, come va? Pronto, sì, ciao, ciao. Come potete domani, ammirare qui il sopracciglio molto, 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 molto. Che dire di più di molto? Siamo qui nel corso sabato prima. Cosa ne pensa? Dai, guarda. Dica tutto quello che vuoi. Stiamo scherzando, è un'intervista veramente. Andare in onda su Teleradio a Sopota, 1999 avanti Cristo. Scaggia Piero, detto intervista a Gaspare. Siamo in. Siamo la prima proprietaria, penso. Che cosa ne pensi di questo Mazzara, che è la seconda volta che viene qui a fare musica? Ma come si comportano questi ragazzi? Sono bravissimi, ragazzi, sono bravissimi. Grazie, sì. Un pronostico per domani? Non vogliamo bene. Vogliamo un quanto? Un 1, 2, 0, quanto? Signora, si sente poco. Che cosa ne pensi di questa squadra, di questo Mazzara? Noi siamo di Mazzara, la squadra di Mazzara. E questa è la seconda trasferta, la prima ci è andata bene, speriamo che ci vada bene anche la seconda. Lei che ne pensi di questi ragazzi? Grazie signora. Chi per via? Beh, sì, ma si sente poco, scusa. Allora, intervista con uno dei punti di forza della squadra del Mazzara 87-88, Rosario Compagno. Che bel micro. Rosario Compagno. Un suo giudizio su questo campionato del Mazzara che va abbastanza bene, diciamo la seconda parte. Ma io penso che i ragazzi si siano molto impegnati in questo secondo girone, perché noi ci siamo ritrovati grazie al gioco molto veloce fatto nel campo, molto. Il campo non aiuta a avere elba molto alta, però ci stiamo ritrovando lanci lunghi, belli contro belli, doppio bello. Ci siamo, ciao campano! Ma come fa per questo bellissimo panorama di questa costa stupenda? Lo stesso albergo dove tre mesi fa abbiamo incontrato lo Scicle e abbiamo vinto per 1-0. Microfono vicino. Dove lei ha fatto di solito una bellissima partita. Oggi saremo a Comiso. Che ne pensa lei di questa partita? Una partita importante. Per noi, certo, la classifica o ai fini del risultato per il proseguo del campionato. Tutte cose, oggi è importante. Insomma, lei oggi si sente in forma? Una giornata di questa qua. Sì, è una bella giornata. Ma poi anche lei è un veterano del calcio e poi un fisico ancora integro. Sì, io penso che lei può ancora giocare per le altre 3-4 anni. Effettivamente lei ha ragione. Sì.
bel fisico se fosse lì. Grazie. Oh, Sebastiano, le auguro oggi una di squadra, una bellissima partita e in bocca al lupo. Complimenti. Grazie. Bruno, per la prima volta convocato in prima squadra. Cosa provi? Non provo nessuna emozione particolare. Comunque, certo, perché sicuramente ignoro. Attenzione, che ormai ci ha visto. Signor Viga! Un bel brulino. Faccio vedere il brulino carino. Ed ecco a voi Viga! Un bacio, ragione! Signor Viga! Guarda qua, è là! Signor Viga! Piano! È un bando! Bando! La bella signorina Ciao! Te! Va bene, te faccio io, dai, non è che tu faccio io, dai. Facci tu, dove ti faccio io. No, facci tu, veramente. Qua, come lei, per tutti. Per me e per noi è bene. Un bel 2-1 oggi e tutti a casa, ancora a Mazzara. Io volevo fare una domanda al segretario. Ci andiamo che sta, cioè. Segretario qui, sempre con noi in trasferta. Che l'altra volta siamo stati usciti e abbiamo vinto 1-0. Ora siamo riusciti nuovamente. Quando Per la verità, con molta fortuna è Roberto, che ha messo il numero dentro, non io. Io ti posso dire una cosa. Allora che toccavo la coppa. Che se tu giocherai bene, noi oggi vinceremo 2-1. Ma scusa, lei forse è sbagliato perché sono un giornalista. Oggi noi giocheremo bene, vinceremo anche perché ci sono tre mascotte. Bruno, Boncore e Ferenc. Andiamo qui Bruno se si vuole avvicinare. No, ma ci voglio dire. Partita oggi con Comodo, in direzione. Ci sarà spegni luci di direzione. In direzione della partita con Comodo. Qua, io alzo luci, quindi ci sono portoni. Si sta attirando la telecamera. Che vivoci! Si sta attirando la telecamera. Vogliamo mostrare, se vi piacere l'operatore, i segni del pugno. Eccolo. Sei ingazzato forse? Voglio sapere il motivo perché ci canta sta canzone. Il vento. Senta, guarda qua per piacere, per cortesia. Silenzio città. Io dico per Stefano, 464. Allora, ci dico un po'. Siamo in mondo visivo. Se lei non sceglie una partita tra il Maracanà. Serino, come cronista sei zero. Nel Maracanà una figa, cosa sceglie? Ma io guarda, sceglierei sicuramente una figa. È più raggiungibile. Non vuole girare, così. E come mai una figa e non una partita di calcio nel Maracanà allo stadio? Perché la figa è più importante della partita. Ma lei sa che nel Maracanà ci stanno 100 persone che la stanno a guardare. 100 persone? No, è col fatto della lira pesante. Da 100.000 100.000, 100 persone. La lira pesante. Adesso riportiamo la parola all'assessore Vellutato che ci descrive questa trasferta di Comiso. L'ho già detto, 2-1 e si va a casa, si dice, non mi devo ripetere. Abbiamo qui le mascotte Brunello, Boncore e Firenze, sono il nostro portafortuna. Oggi un 2-1, sempre che il suo signore giocherà bene, che se lui gioca male avremo buchi a centro campo. E ora abbiamo venga qua il signor Viga, venga. Ah, ecco, signor Viga. Il pronostico della partita al signor Viga, forza. Cosa ha fatto stamattina il signor Viga a Santa Salotto? Il saluto, la saluta cosa? Ma non lo sappiamo. Non si vale come il registro. Raffinato, con Pierino.
che mi segue questa volta. Gasparini, questa volta mi ha onorato la presenza del signor Giacalone, il nostro vicino accompagnatore. Il pronostico. Vogliamo il pronostico? 2 a 1. Ma mi voglio azzardare veramente 1 e 0. Alla 80esimo del... All'ottantesimo del primo tempo, nel primo tempo. Vuoi che ti dico chi segna? All'ottantesimo. Di Stefano, di testa. Ma che la Madonna. Ah, io penso che oggi è una partita molto delicata, perché come sto pensando da Mazzara, quindi noi tanta fatica per vincere a Cosa. Ma penso che si potrebbe portare anche un pareggio, perché noi possiamo giocare come sappiamo giocare. Brutto per la squadra, campaggio. Vieni. Spiegaci il tuo ciuffo, vogliamo sapere il tuo ciuffo, perché? Il ciuffo non si vede ragazzi. Non si vede. Fa parte del mio modo di essere, tu c'hai i capelli lunghi, io non c'ho il ciuffo. Non mi piace. La faccia da Marcello? La vedo male. Non ridere, la vedo bene, la zero per noi all'ottantesimo, come ha detto qui, al primo tempo. Questo diventa fa la stagione o no? Io a telecamera. Io spero. Che emozioni, ragazzi. E poi non lo faccio, spero lo fai tu, almeno diciamo. Ora abbiamo gli esordienti Bonocore e Firenze. Possiamo accomodarci. Vieni qua, Firenze e Bonocore, venite qua. Scemo lì, dai. Come prima trasferta, cosa ne pensi? Mi auguro che porterò fortuna nella squadra, sì. Mi auguro questo. Vieni Bruno, vieni. Tutto sull'autobus, ho visto un gruppo molto unito, mi auguro che possa esordire al più presto. Vieni qua, buon cuore, vieni, torno. Allora, come ti è sembrata la tua prima esperienza con la tua squadra? Abbastanza bene, perché ho trovato anche dei nostri compagni che si tirano anche su, momenti di specie. Quindi molto bene, qua, una bella esperienza. Così. No, non viene questo. Senti, io vorrei parlare un momentino con l'autista. Careta, lo faccia pure. Ti abbiamo messo 4 ore, è incredibile, io non lo so, come si fa? Come si è verificato ieri sera, la colpa non è mia. Siccome c'è il signor Biga che sapeva la strada benissimo, ci ha fatto sbagliare 3 volte. Allora ritorno. Al ritorno credo che impiegheremo un 3 ore e mezza. Allora, vieni. A tavola. Guardale, che non vuole mai vedersi. Sei così bello, hai degli occhi azzurri, hai. Ottimo, l'Eterno Panchinano, vediamo cosa dice l'Eterno Panchinano, va. Non giochi mai, infatti la qualche partita ogni tanto. A carte. A carte. Giocherò un giorno. Ma un giorno quando? Un giorno. 90, 91, 92. Per 20 anni. L'87-88, glielo dica, sciavoli. 86. Andiamo a mangiare, vedi. Guarda l'assessore Vellutato. Non si piglia tanto bene, se ci vuole la luce a questo. Guarda l'assessore Vellutato che se. Ha sacrificato la danza alla trasferta di Comiso, vero assessore? È il mio dovere, il mio dovere. Assessore, sono da salvare. Riprendendo però. Vai, lo sto riprendendo, vai.
Vieni Azzeri? Azzeri, vieni, vieni Azzeri. Questa ripresa va bene. Trasmissione la fate voi a casa, voi a casa, eh? Ha capito? Ma in questa trasmissione ti vedo tutta, signora Azzeri. Sì. Che cosa? Sì. Zoomata su Ciglione. Vediamo Ciglione di profilo. Sì. Ciglione, dica qualcosa, andiero tutta. Comunque è possente aprire dei cappotto, scappamento a destra e a sinistra, prima da supercazzo in Cossica Quarta. Allora, siamo qui con un grosso personaggio del mondo ciglionesco, Ciglione Mimmo Raneri, Alitone, detto anche il Cobra. Oggi discuterà sicuramente di musica. Accecherò il mio avversario. Come? Accecherò il mio avversario con le mie. Speriamo proprio di passarlo, come si dice. Ma questo, farlo scappare. Questo è Giorgio. Come lo sente lei alla vigilia? Questo non è. Perché mi sono fatto una cosa comunque potrebbe dire che questa è intanto. Andiamo a vedere. Oggi, come lei sa, ci sarà Vicini, osservatore della Juventus, della Roma, vedere questa partita. Tanti giornali dicono che lei probabilmente quest'anno indosserà la maglia bianconera della Juve, già per questa Roma. Che c'è di vero? Forza magica di Juve, ho detto tutto. Avete pure bella. Va bene, un pochettino del panorama. Vediamo Azzeri. Guardagli il culo, come sta andando. Vediamo questi stivali da cowboy. Osservate le natiche di questo stilista Stefano Azzeri. Ecco che si tocca i quattro peli che c'è in testa. Ma capigliatura alla Moschino, camminata alla Valentino, ed ecco un nuovo modello della sfilata Giorgio Armani. Ecco come si atteggia, guarda. Eccolo, è lui! Guardatelo quanto è brutto, un mostro marino, è uscito dall'acqua adesso. Ma vediamo il neo veronese Caniggia, Paul Caniggia. Secondo in prestito per una stagione al Mazara del Vallo, squadra interregionale siciliana. Caniggia è un giovane di grandi speranze, dove il CT Bilardo ha classe 15-18, da sottolineare, mi scusi Mary. C'è zitto Ciglione. 21 anni, un'ala veramente potente, grintosa. No, sono debole. Sentite i commenti dell'ala argentina che dice. Come non ho capito, ripeta, lei com'è? Sono veloce. Veloce, eh? Sì. Ma lei parla molto bene l'italiano. Beh sì, è intendito, sicuro. Sicuro, eh? Io volevo cogliere occasione per salutare i miei compagneros d'Argentina. Me zio, me mamma, me padre e me fratello. E tanti me fratello, tanti. Vediamo capigliatura per fuori, ci faccio vedere questa capigliatura alla Jim Morrison anni 60, grande, indiscusso leader dei Dogs. E mi do il parrucchiere privato, comincia a parlare veronese, via, visto che devi andare a giocare a Verona. Comunque, come ancora capendo dove devo andare a giocare, se Verona o Roma,
Ah, che cosa ne pensa di Roma? Roma, bella città, bella, bella. Bella nord, nord Roma, mi trovo molto bene, vicino Milano, bella, bella. Bella città. Il suo calciatore preferito? Calciatore preferito? Mio calciatore. Di tutti i tempi? Di tutti i tempi, tutti? Sì, sì. E devo pensare un po'. Comunque, penso Ayala, sicuro, Ayala. E il giocatore più conosciuto in Argentina, italiano? Il più conosciuto è Mimos, detto Cigliao. Ah, il famoso Ranieri. Yeah. Ah, ho capito. Seguro. Che ne pensa si parla molto di un astro nascente in Argentina, un portiere dal nome Scorio, grande doti, alto, sì, 1,40 m. Sì, ricordo Scorio. L'ultima volta che sono stato in Argentina lui ho visto fare belle parate, sì. Ah, ho capito. Sì. Chiamato anche... Com'è chiamato? Se non fosse stato per i 6 gol che ha preso era un bravo portiere, sì. Ah, ha fatto 1 o 2 belle uscite. Va bene, grazie signor Canigia, in bocca al lupo. Seguro.